Si è svolta stamani la cerimonia di commemorazione del maresciallo Domenico Angelone, cui è dedicata la caserma della Polizia di Stato di Via Crispi. Il maresciallo Angelone, medaglia d'argento al valore militare, fu ucciso il 27 novembre del 1944 a Sambuca di Sicilia durante un conflitto a fuoco con alcuni malviventi. Il questore di Agrigento, Maria Rosa Eraci, e il prefetto Dario Caputo lo hanno ricordato oggi con la deposizione di una corona di fiori sul cippo posto all'ingresso della caserma che lo ricorda. La cerimonia religiosa è stata officiata da Don Antonio Lalicata, cappellano della Polizia di Stato, presenti anche i vertici della questura agrigentina e rappresentanti dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato con un proprio labaro. Una giornata importante per non dimenticare chi ha sacrificato la propria vita per garantire la sicurezza dei cittadini. Il maresciallo nel 1944 faceva parte di una pattuglia anti-banditismo, perché allora l'isola, siamo quasi a ridosso della fine della Seconda Guerra Mondiale, era infestata da banditi e quindi un comando lo ha ucciso nelle campagne vicino Sciacca, vicino alla sede dove lui prestava servizio, così dico, rovinando la vita sua, impedendo la crescita dei suoi figli. È un tributo che lo Stato deve porre all'eroe che ha sacrificato la vita per il servizio e per non dimenticare e ricordare sempre, soprattutto alle nuove generazioni, l'eroe e l'operatore di polizia che ha sacrificato la propria vita per garantire la sicurezza di tutti. Io notavo da quando ho assunto l'incarico di prefetto di Agrigento quanto frequenti sono queste commemorazioni e quindi quanto alto è stato il tributo che le forze dell'ordine, tutte le forze dell'ordine, hanno pagato nei confronti di questo impegno di lotta contro la criminalità organizzata e contro la criminalità comune. Questi momenti sono fondamentali, sia perché è doverosa la memoria da parte nostra del sacrificio di queste persone, sia perché anche la popolazione deve constatare con mano come è costante e continuo il collegamento tra chi opera al loro servizio e il sentimento di supporto che la collettività deve nei confronti degli operatori.